Ciao a tutti, vi volevo far vedere questi mega peperoncini che ho comprato. Adesso non lo stavo già mangiando a metà. Aspetta che finisco il peperone e poi vado al lavoro. Peperone alle 7 di mattina. Ovviamente, come nel film. Ecco, allora sono tornato dal commercialista. Devo pagare ad aprile solo 3.000 dollari. Yeah! E qui ci scappa un ciuschi. Certo, qui i soldi per il ciuschi. Se non c'era il dentista, il ciuschi lo devo comprare stamattina. Quindi aspetto, comunque si potrebbe anche fare un ciuschino, no? Un ciuschino grossa. Cioè, però teoricamente c'ho due ciuschini in mente. C'è da spendere un sacco di soldi. Uno è un proiettore nuovo per la mia sala cinema, che però non è indispensabile perché adesso ho anche la TV di HD. Questo lo posso comprare anche avanti, insomma. L'altro, un nuovo computer per il lavoro. Che io ieri, guarda, cioè sembra una cosa superflua perché io con il mio bellissimo G5 comprato 4 anni fa vado ancora benissimo, eh. Cioè, a parte se proprio ho delle immagini enormi in Photoshop, sì, si vede un po' la lentezza. Ah, se devo fare dei video, cosa che non faccio mai, lì la lentezza un po' si vede. Però beh, il resto benissimo, InDesign, Illustrator di Weaver, Flash, tutto veloce, bellissimo, non c'è proprio voglia di cambiarlo, per niente. Invece, cioè, solo per due cose, cosine e basta lo vorrei cambiare. Uno, perché essendo un Power PC non posso emulare Windows. Come con Parallels facilmente come si fa adesso. Si può, infatti avevo comprato Virtual PC. Si può, era stralento. Non va bene, ecco. Invece con i nuovi processori Intel emuli Windows che è un piacere, no? Infatti lo comprerei per quello perché per fare i siti web sempre se lo fate da un Macintosh dovete andarlo a vedere se funziona tutto sul PC e questo lo faccio sempre. Modestamente, ultimamente ormai che uso il mio codice ultra standardizzato e approvato dall'Associazione dei Medici Dentisti Italiani, spessissimo vado sul PC e funziona tutto. E vai! Che ormai l'ho collaudato. Però ieri, ad esempio, che sto rifacendo il sito di Mary Fisher, uguale, però tutto in CSS e tutto, voglio usare Expression Engine, no? Perché adesso lei vuole il blog, il blog, il blog, il blog. Però ho provato a inserire un blog. Ho provato a provare ad inserire un blog nel suo sito di adesso. È un casino. È bello esteticamente. Infatti, devo dire, mi piace esteticamente. Ma è un casino. Poi è tutto non standard. C'è un casino di errori. Infatti, se lo aprite in Dreamweaver. Molte pagine sono bianche perché ha così tanti errori fatti con le tabelle che non viene neanche renderizzato bene. Però stranamente funziona. Infatti se lo provate a validare vi davano 57 errori. Allora tentavo di farlo ultra standard. Infatti adesso è HTML strict. Almeno la versione che sto lavorando. Però andava benissimo in Safari, Internet Explorer 7. Firefox, Intel Explorer 6 neanche morto, quindi incasinatissimo. Ho dovuto spenderci 2 ore attaccato al PC, sul PC dell'ufficio. Allora invece se io ho un computer posso emulare, posso fare questa operazione molto più semplicemente. L'altra cosa che non ci avevo mai pensato è che siccome nella zona dove c'è l'ufficio di Mary Fisher è una zona un po' brutta, no? Non tanto bella. Ultimamente sono state un sacco di rapine, no? E potrebbe succedere che un ladro entra anche da noi e ci ruba tutto. Però, tranne io e un altro, gli altri hanno tutti un MacBook Pro portatile, quindi si portano il computer a casa. Io invece non ce l'ho e
se mettiamo un lado, entra, mi ruba il computer, mi ruba l'hard disk. Vabbè che ho delle copie di backup sui dischi che ce l'ho qui a casa. E poi cioè, ogni tanto faccio una copia a backup di quello che ho sull'hard disk lì, su un hard diskino piccolino. E lo porto a casa. Però è una scocciatura, se ti rubano tutto. Perché le cose ultra aggiornate magari non le ho copiate. Quindi, infatti all'inizio avevo detto, sicuro se devo comprare un nuovo computer del lavoro, prendo un iMac 24 pollici, bla bla bla. Poi dopo il mio ufficio mi ha detto sta cosa dei ladri. Allora ho detto, vaffanculo, allora non posso, mi toccherà comprare un portatile anche a me. Un MacBook Pro. E voi direte, 15 pollici o 17? 17 secondo me no. Io direi 15 pollici, però la versione la più veloce, che ce ne sono due. 17 pollici non mi serve perché poi lo appiccio subito a un monitor esterno, quindi va bene così. Quindi quelli quanto costano? 2000 dollari. Sacco costo. Però ieri allora alle tasse la casa, gli interessi della casa, praticamente ho scaricato dalle tasse 5000 dollari. E praticamente allora rispetto all'anno scorso, ho speso l'ultima volta, fammi fare un rapido conto, se mi ricordo, cale. Beh, devo dare solo 3.000 dollari, ma ne ho dati un casino durante l'anno, non è che c'è tutta sta euforia poi. Cioè, c'è euforia perché non ne devo dare, però allora, nel 2007 mi pare che abbia dato 1.650 dollari ogni 4 mesi, quindi per 4 più 12.000 dollari alla fine. Ho dovuto dare 18.000 dollari nel 2007. Invece per il 2008 ho dato 11.000 dollari durante l'anno. Va bene, ho dato molti di più durante l'anno. Ne devo dare ancora 3.000. 14.000. Allora, nel 2007 ho dovuto dare 18.000, nel 2008 devo dare solo 14.000. Quindi, vabbè, c'è stato un risparmio di 4.000 dollari. Però, c'è da dire che ho guadagnato anche di meno, ho guadagnato 7.000 dollari in meno. Però lì perché ho fatto il trucchetto, praticamente c'avevo un assegno gigantissimo a dicembre, no? Che lo dovevo ricevere solo il 30 di dicembre, il 25, e io ho detto no, facciamo che lo ricevo a gennaio, così questo mi viene l'anno prossimo, e così ho fregato il fisco, e vai! Sì, ma non è che l'ho fregato, perché lo devo dare il prossimo anno. Ma non è giusto, le tasse non mi piacciono. Ho pensato ieri, ma perché? Non lo so, le tasse non mi piacciono. Comunque, allora, vabbè, comunque, bla 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 bla. Un ciuschi. Ci va. Però sto ciuschi aspetto. Poi, per quanto riguarda le cose lì americane, il giornale Justice, la voce degli innocenti, come si chiama? Stamattina è bellissimo, no, mi ero dimenticato di sta cosa. Alla TV, stamattina, c'era al telegiornale invece la ruota della fortuna, la ruota dei criminali. Ah, c'è una ruota dove sono tutte le persone, tutte le facce dei criminali che la fanno girare. E poi quando esce fuori uno ti dicono questo qua ha fatto questo. Se avete delle notizie, ditele. Cercate The Wheel of Justice, la ruota della giustizia. E potete vedere delle foto. È bellissimo. Pensa che bello, al TG4 c'è la ruota della giustizia che la fa girare Emilio Fede, allora ci sono tutti i cattivi, è bellissimo, è bellissimo. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti!